Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Allora, in questo video non sarà un video breve, spero di riuscire a registrarlo brevemente. E niente, volevo parlarvi di un progetto che per chi mi segue su Facebook vi lascio qui sotto la fanpage, il link. Per chi mi segue su Facebook l'avevo appena, cioè l'ho scritto e diciamo che è un progetto a cui tengo tantissimo, anche se ancora è praticamente solo parole. Ma voglio realizzare questo progetto perché è un po' di tempo che pensavo a qualche progetto da fare con voi, quindi facendo partecipare anche voi e quindi mi è balenata questa idea, devo dire, nell'ultimo periodo, dato che sto ricevendo un sacco di mail dove mi chiedete come trovare il coraggio di fare video su YouTube. Molti di voi mi dicono la passione per gli orecchini, fare gli orecchini col fimo, ho la passione per il canto, ho la passione per la danza, ma non ho il coraggio di mostrarmi su YouTube. E da qua mi è balenata un po' l'idea di far emergere un po' a tutte, senza magari, ecco, diciamo, facciamo così: chi vuole può lasciarmi sotto nella foto o nel video, insomma, nelle righe che mi scrive, può scrivermi se posso dire. Ecco, chi siete, o il nickname o il nome, ecco. Chi vuole rimanere privato può semplicemente mandarmi il video o una foto in cui praticamente rappresentate la vostra passione. Ne ho già ricevuta una e di una ragazza, ad esempio, per il teatro, e mi ha mandato una foto con lei che praticamente recitava. Ed è molto carina. E quindi volevo raccogliere un po' tutti questi video o foto. E che potete mandarmi in due posti, o sulla pagina Facebook che vi lascio qui sotto, vi lascio sia il mio profilo privato che il profilo della fanpage, dove via posta potete mandarmi la foto o il video. Il video non so se magari riuscite a mandarmelo qui su Facebook, quindi vi lascio anche il mio contatto di posta, sempre qui sotto, e potete mandarmelo quindi via posta. Mi scrivete due righe su quello che rappresenta il video o la foto, che cosa rappresenta per voi quella passione. E poi, insomma, vedrete che cosa ho pensato di fare. Ecco, questo rimane il segreto. Bisogna aspettare fino alla fine. Non so ancora esattamente quando terminerà questo progetto. Penso quando raccoglierò abbastanza per fare realizzare questa cosa. Comunque io lascerei 2 o 3 settimane, forse anche di più. Per raccogliere insomma tutto il materiale possibile. Io spero che questa cosa vi piaccia, vi interessi. A me attira tantissimo perché la vedo un po' come inseguire qualcosa che ci piace fare, inseguire i propri sogni, che molte volte magari ci limitiamo a far emergere. Magari ci teniamo anche, ci vergogniamo, insomma, no? Ad esempio, io so ballare, tra virgolette, ma mi vergogno tantissimo a fare un video dove danzo, dove ballo hip hop o dove ballo moderno, così. E quindi voi lo fate su tutto il resto, quindi chi ha la passione per il canto magari dice non so se aprire un canale dove faccio delle cover. E quindi questo è un piccolo magari passetto per iniziare a far vedere quello che è la vostra passione senza direttamente mettervi davanti a una telecamera e registrare quello che state facendo e quindi metterlo in rete. E quindi niente, io aspetto tutte le vostre foto o video e spero che partecipate in tante. È un progetto alla quale veramente tengo tantissimo perché mi sento di collaborare con voi, no? Come ho scritto su Facebook, una collaborazione fra amiche, no? E quindi niente, spero che esca veramente una cosa carina. E quindi niente. Vi mando un bacione e mi raccomando, partecipate in tante. Ciao ragazze!